Dritti al punto, questa cassa wireless Moonin è un prodotto valido e convincente. Mi è piaciuto soprattutto in relazione al prezzo a cui viene venduta, che nel momento in cui faccio questa recensione è di 37 euro. Per questa cifra dà davvero tanto valore. È costruita con due casse che sono montate lungo la sezione verticale, una si affaccia in alto a sinistra, l'altra si affaccia in basso a destra. Entrambe, quando si muove la membrana della cassa, per compensare, mettono anche in movimento questo bus boost sotto, che ha un bel effetto quando la cassa è appoggiata su un piano magari di legno, fornendo dei bassi piuttosto convincenti e profondi che sono abbastanza stupefacenti per un prodotto, diciamo, di dimensioni comunque contenute e di fascia economica. E nelle prove che ho fatto si è dimostrata non completamente fedele, qui non siamo in un ambito hi-fi, ma l'ascolto risulta gradevole, la musica che si sente, insomma, può piacere. Quindi, secondo me, non è un prodotto destinato ad audiofili, potrebbe essere adatto a ragazzi che sicuramente possono riempire la loro cameretta con un ascolto valido ed interessante. Ed eventualmente con il vantaggio anche di poterla portare in giro, perché dentro c'è una batteria da 3600 mAh che assicura molte ore di funzionamento senza problemi. Sul retro c'è un tappo a palpebra che va a coprire la connettività, che consta di una porta USB-C per la ricarica, la possibilità di inserire una scheda SD card per far funzionare tutto senza bisogno di collegare un dispositivo, altrettanto una porta USB-A per un pendrive e una presa jack per collegare un dispositivo analogico esterno. Il tutto poi si può chiudere per mantenere l'impermeabilità. E il cavo con il jack audio è fornito in confezione, insieme anche a quello per la ricarica in USB-C. Provo a farvi sentire come funziona. Tenete conto però che sono test che lasciano un po' il tempo che trovano, perché risentono della mia attrezzatura per registrare il suono con i limiti del mio microfono e i limiti delle vostre casse, quindi non è la stessa cosa che sentire il prodotto dal vivo. Comunque, magari riesce a darvi un'idea, ve lo faccio sentire qui. Sentito che il risultato è assolutamente apprezzabile e quindi, secondo me, è un prodotto che per la cifra a cui viene proposto davvero è azzeccato. Ah, i tasti sopra servono per alzare e abbassare il volume, come suggerisce la grafica, ma anche per andare avanti e indietro delle canzoni. Quindi una pressione breve sposterà il brano, invece una pressione prolungata varierà il volume. Mi sento di consigliarvela, tenete presente che non è dotata di microfono e quindi non è assolutamente un prodotto da utilizzare per fare, diciamo, un'audioconferenza improvvisata, magari mettendola a centro tavolo. Questo serve per la musica.